Preposta al servizio di scorta del giudice Paolo Borsellino, pur consapevole dei gravi rischi cui esponeva a causa della recrudescenza degli attentati contro rappresentanti dell'ordine giudiziario e delle forze di polizia, assolveva il proprio compito con grande coraggio e assoluta dedizione al dovere. Barbaramente trucidata in un proditorio agguato di stampo mafioso, sacrificava la vita a difesa dello Stato e delle istituzioni. In tutta Italia le sono state dedicate vie, piazze, parchi e scuole ed oggi, 9 ottobre 2020, nel giorno del suo compleanno, siamo qui per inaugurare anche noi una via per ricordare Emanuela e il suo sacrificio. Come comune aderente ad avviso pubblico e per il mio umile trascorso nella gloriosa arma dei carabinieri, desideravo onorare una persona appartenente alle forze dell'ordine ed in particolar modo una donna. Perciò la scelta di questa amministrazione non poteva che ricadere su Emanuela Loi, vittima innocente di mafia, che amava il proprio lavoro e la propria divisa fino a sacrificare la sua vita per lo Stato. Un esempio per tutti, ma soprattutto per le future generazioni, per riaffermare ancora oggi il coraggioso dovere di lottare contro le mafie, difendere i diritti, la libertà e la giustizia. Grazie a tutti quelli che hanno voluto presenziare a un evento come questo, che secondo me non è soltanto forma ma è sostanza, perché sono momenti che ci consentono di celebrare la memoria di una donna, di una poliziotta, ma di tutti coloro che nello svolgimento del servizio, e quindi i colleghi dei carabinieri, dell'esercito, hanno pagato con il sacrificio più grande, quello della vita, ed è importante non sminuire mai il significato di questi momenti di raccoglimento, perché la nostra memoria rappresenta quello che siamo ed è soprattutto un elemento fondamentale per fare delle buone scelte nel presente e agire ancora meglio nel futuro. E vorrei citare Borsellino indegnamente, non ricordo bene, mi ha colto impreparata se avessi saputo, insomma, però lui diceva che chi ha paura muore ogni giorno, mi correggerete se sbaglio, chi invece non ha paura, chi ha coraggio, conosce la morte una sola volta. E quindi è un monito, è un pensiero che sicuramente vale più di tantissime altre riflessioni.